Amici di Cusano Italia TV, ben ritrovati da Fabio Camillacci e benvenuti ad una nuova puntata di Crimini e Criminologia. Rachela Beyan in cabina di regia. Avete visto il titolo, la scomparsa di Davide Cervia, un mistero di Stato. Ecco, ora lo vedete ancora meglio. Questo è il titolo che abbiamo scelto per il primo e il secondo capitolo. Poi nel terzo capitolo, consueto appuntamento con la Galleria degli Orrori. Depistaggi, segreti, silenzi, bugie. È un'incredibile spy story, la scomparsa del perito elettronico ed esperto di super tecnologie militari Davide Cervia. Una vicenda su cui ancora oggi pesano ombre e sospetti. Ricordiamo una nota riservatissima del Sismi, l'allora servizio segreto militare, inviata alla famiglia dello stesso Davide Cervia. Il Sismi scrisse: è verosimile l'ipotesi che Cervia sia stato rapito da qualche paese straniero con la complicità di organismi italiani. Sparì nel nulla, fu rapito evidentemente il 12 settembre del 1990. L'anno scorso ne parlammo a Crimini e Criminologia, dedicammo una puntata speciale in occasione del trentennale della scomparsa. Ora sono passati invece 31 anni da quel 12 settembre del 1990. Andiamo a presentare il primo ospite di oggi, lo ritroviamo con piacere, il giornalista e scrittore Valentino Maimone, bentornato a Crimini e Criminologia. Grazie, grazie a voi per l'invito. Ecco, prima di andare un po' a riassumere la vicenda, anche con quello che è il consueto servizio d'apertura, che ci piace definire copertina o incipit sulla storia di Davide Cervia, andiamo anche a ricordare il libro che ha realizzato proprio in occasione dei 30 anni dalla scomparsa dell'esperto in guerre elettroniche, lo stesso Valentino Maimone. Eccolo qua, il caso Davide Cervia, 30 anni di depistaggi, bugie, omissioni per coprire una verità indicibile. Un uomo può essere venduto come un pezzo di ricambio sul mercato del traffico d'armi. Allora, prima di vedere la scheda e riassumere i fatti in breve, chiedo a Valentino Maimone quando e come nasce la sua passione da giornalista investigativo ed inchiesta per questa incredibile storia. Qua è difficile non farsi appassionare da una vicenda di questo genere, specie come accadde a me, specie quando ti ci ritrovi dentro quasi in presa diretta. Io ho avuto l'opportunità di occuparmi direttamente di questa, di cominciare a seguirla direttamente, che era, si era verificata da pochissimo tempo. Come hai detto giustamente tu, quest'anno ricorrono i 31 anni della scomparsa, io preferisco chiamarla rapimento, di Davide Cervia, ma insomma era un giovane cronista e fui mandato dal mio capo redattore dell'epoca a seguire una delle tantissime conferenze stampa che la famiglia di Davide cercava di organizzare subito dopo, nell'immediatezza dei fatti, per tenere alta l'attenzione da parte dell'opinione pubblica, e mi resi conto di avere a che fare con qualcosa che in cui diversi aspetti non tornavano. Era veramente una vicenda terribile, troppo ampia, troppo vasta e troppo tenuta nascosta per non voler dire, per non dare l'idea a chiunque avesse intenzione di saperne di più, di scavare un po', che c'era sotto davvero qualcosa di molto molto grosso. Questo naturalmente anche per ricordare, ha fatto bene Valentino Maimone a parlare di rapimento. Preferiamo rimanere sull'ambito della scomparsa, nella speranza poi chissà un giorno di saperne veramente di più, di sapere come andarono le cose quel 12 settembre del 1990. Allora adesso però, come anticipato, andiamo a vedere e ascoltare la scheda, il servizio di Aurora Vena, che ricostruisce le tappe principali della vicenda di Davide Cervia. Sì, è Cervia, chi voleva? Non mi conosci? No. Sono un vecchio amico di tuo marito. Dica la polizia che mi stia a posto. Perché?
Dico solo che non sto fuori. Io non so niente. Lei Davide non l'ha mai conosciuto. 12 settembre 1990. L'ex sergente della Marina Militare ed esperto di guerra elettronica Davide Cervia lavora come impiegato presso l'Enertech nel sud di Ariccia. Sono le 17.30 e Cervia, all'epoca 31enne, lascia il posto di lavoro a bordo della sua Golf bianca, ma nella sua casa di Velletri non fa ritorno. Inizia così uno dei più grandi misteri italiani del dopoguerra, anche se spesso dimenticato e taciuto. Gli inquirenti accreditano da subito la tesi dell'allontanamento volontario, ma il racconto di due testimoni oculari, i quali avrebbero assistito rispettivamente al rapimento e alla fuga dei rapitori, apre un'altra pista. La scomparsa di Davide Cervia sarebbe collegata alle sue conoscenze tecniche e militari. Siamo nel pieno della guerra del Golfo e tali competenze sono molto ricercate. Passano 4 mesi e il nome di Davide Cervia compare nella lista passeggeri di un volo Parigi-Il Cairo della Air France. Il biglietto risulterebbe acquistato dal Ministero degli Esteri francese. Il 1 marzo 1991, una lettera anonima arrivata alla redazione di Chi l'ha visto porta al ritrovamento della Volkswagen Golf nei pressi della stazione Termini di Roma. Le rose rosse che 5 mesi e mezzo prima aveva acquistato per la moglie erano ancora lì all'interno. È proprio lei, Marisa Gentile, che sulle prime ignora le specializzazioni di Cervia, a capire che per scoprire le ragioni della scomparsa del marito è necessario continuare a scavare nel suo passato. La tesi dell'allontanamento volontario non l'ha mai convinta e in tutti questi anni, nonostante lettere anonime e telefonate intimidatorie, Marisa non ha mai smesso di battersi per la ricerca della verità. Molte piste, alcune seguite anche dagli inquirenti italiani, portano a paesi quali Iraq, Libia, Iran e Arabia Saudita. Un'altra all'Unione Sovietica e al furto di tecnologie militari e alla vendita di tali segreti al KGB. Un'altra ancora arriva fino in Somalia e nel Sahara occidentale. Ma la magistratura il 5 aprile del 2000 archivia il caso come sequestro di persona a opera di ignoti. Nel 2018 il Ministero della Difesa viene condannato dal Tribunale Civile di Roma a risarcire la famiglia. La somma? Un euro. Simbolico. Tanto vale la violazione del diritto alla verità. Questa dunque la consueta copertina, l'incipit di Crimini e Criminologia con la scheda firmata Aurora Vena e la ricostruzione della scomparsa di Davide Cervia. Eravamo arrivati con Valentino Maimone a un punto importante perché aveva sottolineato, preferisco chiamarlo rapimento piuttosto che scomparsa. Effettivamente è giusto così, poi nel tempo Valentino sono cambiate tante situazioni e abbiamo appurato che Davide Cervia di fatto fu rapito. Ricordiamo perché, era uno dei pochi, no, esperti in guerre elettroniche. Beh, la sua caratteristica fondamentale era di essere il numero uno in Italia e tra i primi tre in Europa nella capacità, nelle conoscenze legate a un particolare tipo di armamento elettronico. In quel periodo, ricordiamo, siamo negli ultimi anni della decade 80, quindi quando scompare è il 1990, ma insomma lui la sua formazione la fa naturalmente prima. E è l'unico in grado di gestire dei sistemi di una tecnologia talmente sofisticata e talmente particolare e sopraffina da essere particolarmente appetibile da parte di potenze straniere che avessero tutto l'interesse di utilizzare questi nuovi armamenti. Ricordiamoci che il rapimento di Davide avviene proprio alla vigilia della prima guerra del Golfo, quando prima guerra del Golfo, che è considerato unanimemente dal punto di vista proprio dagli storici come il primo conflitto mondiale interamente basato sulla tecnologia e sulle guerre elettroniche. Fu la prima guerra elettronica, facendola semplice. Per la prima volta gli armamenti di quel tipo, quindi in cui era necessaria una competenza altissima da parte non più il soldato sul campo, non più i cannoni, non più solamente gli aerei, ma proprio strutture, tecnologie particolarmente raffinate, diventavano l'aspetto cruciale, strategicamente cruciale per vincere o perdere una guerra.
in quel quadro lì, in quel contesto lì, una figura con le competenze di Davide Cervia diventava più che oro, platino, per chiunque avesse bisogno di far funzionare quei determinati armamenti. E infatti la regia di Rachela Beian ci sta proprio facendo vedere alcune immagini che riguardano quel periodo storico. La guerra del Golfo ufficialmente scoppia nell'inizio del 1991, ma quando Davide Cervia sparisce era già di fatto esplosa, perché l'Iraq aveva invaso il Kuwait e la forza internazionale sotto l'egida dell'ONU era pronta a intervenire proprio nel paese di Saddam Hussein. E ricordiamo anche con Valentino Maimone, a proposito di quella che era la conoscenza specifica delle guerre elettroniche di Davide Cervia, come si era formato, no, a livello di quella specializzazione, e che possiamo anche dire che evidentemente sarebbe stato coinvolto, quella sarebbe stata poi di fatto la sua vita, se non avesse conosciuto Marisa Gentile, poi diventata sua moglie, con cui fece due figli, perché aveva veramente una grandissima esperienza in tal senso, aveva fatto diversi corsi di specializzazione, era tra i migliori d'Europa, forse, anzi sicuramente il migliore in Italia. Sì, la cosa curiosa di tutta questa vicenda, curiosa neanche tanto, la cosa dovrebbe in realtà far indignare, è che quelle stesse istituzioni, quello stesso Stato che ha formato, ha contribuito a formare un militare con questo tipo di specializzazione, ha poi negato fino all'ultimo che Davide Cervia, il militare che lo Stato stesso aveva formato, fosse effettivamente stato formato, fosse cioè competente e avesse quelle competenze specifiche per cui era diventato così importante e così appetibile. Questo lo dico perché è stato uno dei momenti fondamentali all'inizio. Io credo di averlo provato a descriverlo il più possibile nei dettagli nel mio libro, nella parte iniziale del mio libro. È stato uno dei primi momenti in cui la famiglia si è resa conto di avere di fronte una sorta di muro contro cui andava a sbattere al momento di chiedere la verità, di capire che diamine di fine avesse fatto il proprio caro. Lo Stato faceva di tutto, e lo ha fatto per 5 volte consecutive, per alterare, nascondere e non far capire, non far trasparire che Davide Cervia era, appunto, aveva un attestato di un riconoscimento ufficiale di GE, cioè esperto di guerre elettroniche. E quando la famiglia, dopo 5 tentativi consecutivi, riesce finalmente ad avere il foglio matricolare, e cioè il curriculum dei militari in cui risulta questa specializzazione, si cominciano pian piano ad aprire le porte, non dico verso la verità, perché purtroppo oggi la verità ufficiale ancora non l'abbiamo, diciamo, non siamo riusciti a disegnarla in maniera completa, certo. Ma si apre il percorso verso elementi che faranno, che porteranno a capire il rapimento, che cosa sia effettivamente successo. Poi lo chiederò anche agli altri ospiti, intanto lo chiedo a Valentino Maimone, quale paese arabo può aver avuto interesse a usufruire della esperienza e della competenza di Davide Cervia, ricordando sempre una cosa, che soprattutto in quegli anni, a partire da quello che fu ribattezzato il Lodo Moro, ma anche poi con i governi Craxi, con Andreotti, ministro degli esteri, c'è sempre stato un rapporto privilegiato, un canale particolare tra l'Italia e molti paesi arabi. Possiamo citare su tutti la Libia di Gheddafi. Di Gheddafi abbiamo anche qualche immagine. Secondo te, quale dei paesi che sono stati citati, la lista è lunga, può aver avuto interesse, se ci sono indicazioni in merito? Allora, in quel periodo io, adesso sarebbe lungo affrontarlo nel dettaglio, per questo vi rimando, c'è cioè, tutta una parte specifica di contesto nel libro in cui si fa riferimento bene agli intrecci che hanno portato poi a chiudere un po', a circoscrivere l'enorme raggio possibile, no, dei vari paesi. Però dobbiamo calcolare che in quel periodo, quello della guerra del Golfo, il Medio Oriente era più che mai caldissimo, c'erano i paesi che erano di fronte all'Iraq, c'erano i paesi che servivano, quindi della penisola arabica, c'erano i paesi che erano in ottimi rapporti con i paesi arabi di fronte all'Iraq,
e quindi naturalmente la Libia è uno di questi. C'è da segnalare, e vi inviterei a chi appunto ha avuto modo di leggere il libro, lo sa perché l'avrà trovato senz'altro in maniera molto facile, ma vi inviterei a soffermarvi nella parte del libro in cui si capisce bene che la questione delle armi, gli armamenti su cui era stato formato e su cui era particolarmente competente Davide Cervia, non potevano essere venduti a determinate potenze straniere direttamente, ma potevano essere venduti soltanto attraverso una triangolazione, cioè aggirando, vendendo a un altro paese che non aveva un vincolo di embargo nei confronti dell'ultimo destinatario della vendita. Questo è un aspetto che, detta così, può risultare complicato, ma vi inviterei a soffermarvi, sì, perché è tutto lì, perché probabilmente si è partiti, anzi quasi sicuramente, le ricerche che ha fatto il collega Gianluca Cicinelli, che sentirai dopo, e che sono durate decenni fino a oggi, hanno permesso di appurare che un paese come la Francia, ad esempio, è risultato cruciale nel fare quasi da testa di ponte per la destinazione finale sia delle armi, sia molto molto probabilmente anche dello stesso Davide Cervia. E anche della Russia, no? Si è parlato a proposito di triangolazioni. Di paesi se ne è parlato in quantità, ma per un motivo preciso, perché purtroppo ci sono stati tantissimi depistaggi. In tutte le vicende che coinvolgono servizi segreti, specie quelli militari, è inevitabile che arrivino segnalazioni di ogni tipo, dal centro Europa, dall'Europa dell'Est, dall'Africa, addirittura dal continente americano. C'è sempre un interesse un po' a intorbidire le acque o a confondere comunque chi sta cercando di lavorare e approfondire per arrivare alla verità. L'elenco è impressionante di telefonate anonime, di segnalazioni scritte. Io ho cercato di raccogliere nel libro quanti più documenti possibili sono riuscito a mettere insieme, e dandogli anche una chiave di lettura che consentisse di facilitare il percorso, perché la vicenda è molto molto intricata, sono 31 anni, non è facile adesso parlarne in modo rapido, però ecco, paesi coinvolti ufficiosamente tantissimi, nella realtà probabilmente non saranno più di un paio, la destinazione finale e un paese di passaggio. Permettimi di dire che la cosa molto più grave è che il paese di partenza, che è l'Italia, in particolare Velletri, la cittadina vicino a Roma da cui è nato tutto, da cui è partito tutto, ha la grossa colpa di aver permesso che tutto ciò accadesse senza neanche alzare il sopracciglio. Poi, dopo aver parlato del docufilm, di cui ora andiamo a parlare, faremo una breve sintesi, chiederò a Valentino Maimone se poi questa sintesi può aiutare i telespettatori di Cusano Italia TV a capire come andarono le cose. Come giustamente ha detto Valentino Maimone, è difficile riassumere anche in una puntata, in questi due capitoli di un'ora complessiva, una storia lunga 31 anni e ricca veramente di tutto, l'abbiamo detto in apertura, a partire dai tanti depistaggi. Introduciamo proprio con Valentino Maimone invece quello che è il bel docufilm, di cui poi vedremo il trailer, a proposito di Fuoco Amico. Valentino. Sì, qui c'è da rendere il dovuto tributo a un regista che ha avuto il coraggio, la forza e tante altre, diciamo, nobili virtù personali da scommettere su un tema sul quale chiunque invece si sarebbe tirato indietro, perché la vicenda di Davide Cervia coinvolge servizi segreti, politica, magistratura, forze armate, e inevitabilmente risulta molto spinosa, molto molto spinosa. È ovvio che in certe situazioni il cinema, la televisione, i grandi media si tengono ben lontani dall'affrontare un tema di questo tipo. Nel caso di Francesco Del Grosso, che è il regista di questo docufilm, c'è stato un senso civico tale, noi abbiamo tutti molto apprezzato. Poi avrei modo di parlare con il presidente del Comitato per la Verità su Davide Cervia e con la stessa Marisa Gentile. È stata un'opera utilissima e dal punto di vista della coscienza civica veramente
l'ideale. Ecco, chi non ha pazienza, e lo dico contro il mio interesse, di leggere un libro, l'unico libro che mette insieme dall'inizio alla fine la ricostruzione ragionata di tutti gli eventi, 30 anni di eventi, ecco, consiglierei di dare un'occhiata a questo docufilm che in un'ora e mezza mette insieme in video, con interviste e tutta la documentazione possibile e immaginabile, che cosa è stato e cos'è il caso Davide Cervia. E allora ricordiamo, regista Francesco Del Grosso, produttore Giulia Piccione, musiche composte da Raffaele Inno, vi proponiamo il trailer di questo bel docufilm dal titolo Fuoco Amico, a proposito del rapimento di Davide Cervia. La Cervia? Sì, è Cervia, chi voleva? Non mi conosci? No. Sono un vecchio amico di tuo marito. Dica la polizia che mi stia fuori. Perché? Dico solo che mi stia fuori. Io non so niente. Lei Davide non l'ha mai conosciuto. Dietro la storia di Davide Cervia c'era un passato impegnativo, qualcosa di tosto da accettare per chi convive con un uomo segreto. Non sapevo darmi una risposta e non sapevo soprattutto dare una risposta ai miei figli. Diciamo che il caso Cervia è tutto un'anomalia. C'è stato un insieme di sottovalutazioni. Nessuno cerca Davide Cervia, soprattutto chi lo deve cercare. Avevamo davanti degli inquirenti che non volevano indagare. Su questo si inserisce il nascondimento della qualità di Davide Cervia. Era una persona specializzata in qualcosa che lui e solo pochissimi altri sapevano fare. È chiaro che per i servizi segreti era meglio avere i riflettori spenti che averli accesi su quel caso. In un periodo caldo come quello che precede la guerra del Golfo, persone come Davide Cervia vanno protette. Onestamente, non sapevi di chi fidarti. Intorno a casa nostra ci furono degli strani movimenti di macchine. Erano evidenti sopralluoghi. Queste persone ci hanno letteralmente seguito. Arrivò la prima telefonata muta, mi arrivò la prima lettera anonima. Qualcuno vuole comunicare qualcosa alla famiglia Cervia. Hanno cercato di mettere in mezzo un po' di tutto. Come si sarebbero comportati gli altri cittadini al nostro posto? Dopo anni e anni di delusioni, dopo anni e anni di negazioni, dopo anni e anni di bugie. Per dirlo col Vangelo, si pecca non solo di commissione, molto spesso si pecca per omissione. L'avete visto il trailer di questo bel docufilm Fuoco Amico, la storia di Davide Cervia, all'interno tanti personaggi che poi avete visto già nelle puntate precedenti che abbiamo dedicato a questa incredibile storia e che parleranno anche a breve qui a Crimini e Criminologia, oltre a Valentino Maimone, che è sempre collegato. Complimenti ancora al regista Francesco Del Grosso. Tu sottolineavi, i libri sono molto interessanti, il tuo ultimo in modo particolare, il caso Davide Cervia, però questo docufilm aiuta in un'ora e mezza a capire tante cose, no Valentino? Ma sai, quando hai la possibilità di ascoltare l'audio originale delle telefonate anonime, quando hai la possibilità di toccare con mano quindi come si sentiva la famiglia, quindi Marisa Gentile, i figli di Davide, la famiglia, che cosa... come si vive, quale tipo di ansia si vive, e lo hai la possibilità di toccarlo con mano, nel senso di vederlo, ascoltarlo, è sempre una sensazione molto forte, fa un effetto molto molto forte. Diciamo così, il mio libro è un'opera più di tipo enciclopedica, cioè se uno vuole sapere esattamente cosa è successo dall'inizio alla fine, deve leggere il mio libro. Il docufilm invece è un qualcosa che ti permette di cogliere, di cogliere l'aspetto più emotivo, oltre che naturalmente di sapere in sé cosa è stato il fatto. Ecco, come consiglio che puoi dare, è meglio leggere prima il libro e poi vedere il docufilm o viceversa? L'uno va benissimo, va prima bene l'uno e poi l'altro a scelta, scegliete, lasciamo la libertà di scelta. Perché sai, a volte... ci sono, no? Importanti consigli. Ma non è come un romanzo, no? Sai quando dice no, dal romanzo non è stato tratto un bel film, no? In questo caso l'uno integra l'altro, insomma, il consiglio è... l'importante è che si sappia che cosa è stata e che cos'è
il caso Davide Cervia. L'importante è che questa vicenda si conosca e si faccia conoscere. Più ancora del libro, più ancora del docufilm, conta il fatto in sé. Qui c'è di mezzo una famiglia che per 31 anni è stata privata senza alcun tipo di motivazione, non dico neanche giustificazioni perché non esisterebbero, senza alcun tipo di motivazione di un proprio caro, e anzi non solo senza motivazione ma anche con più di un'attività che ha fatto di tutto per bloccare questa ricerca da parte della famiglia di verità, ed è una roba inaccettabile. Cioè, io come Francesco Del Grosso, come il Comitato per la Verità su Davide Cervia, come la famiglia, nessuno di noi la può accettare una situazione di questo tipo. Ecco, il breve sunto al quale accennavo prima per far capire meglio ancora ai telespettatori e sintetizzare è questo: la pista di un mercato nero di armi ed esperti bellici 31 anni dopo resta quella più realistica anche per la magistratura. Di fatto, rapito da un paese straniero, forse un paese arabo coinvolto nella prima guerra del Golfo con la complicità dei servizi segreti italiani. Può andar bene questa sintesi per capire la storia di Davide Cervia? Sì, guarda, io ho utilizzato una formula ancora più breve, e cioè venduto a pacchetto, cioè all include, con una formula adesso si usa dire all include, sì, no? Insieme alle armi si vende anche l'unico che è in grado di far funzionare quelle armi, quei sistemi d'arma più corretto, e l'unico in grado di formare il personale sul posto sull'utilizzo di quei sistemi d'arma. Viene venduto contro la sua volontà, ricordiamolo, contro la sua volontà, perché lui non ha mai non è mai stato contattato direttamente e ha accettato, firmato un contratto e partito in tutta tranquillità per un luogo qualsiasi. Quindi contro la sua volontà è stato venduto a pacchetto con un sistema d'arma che è finito chissà dove, si può soltanto sospettare ma con poche certezze. È sempre un uomo, non è un oggetto, è un uomo con una famiglia, è un uomo con la sua vita, è un uomo che aveva lasciato, ricordiamo, la Marina Militare proprio per dedicarsi alla sua famiglia, e che è stato strappato a forza con la complicità. È inevitabile questo. Io prima ho detto che le nostre istituzioni, il nostro Stato non ha neanche alzato il sopracciglio di fronte a quello che è successo, perché è stato rapito, è successo in Italia, quest'uomo è stato prelevato, rapito, ci sono dei testimoni. In Italia, strappato via la sua famiglia, portato via e portato chissà dove, e fatto volare chissà dove, come possiamo dire che non ci siano state complicità da parte delle istituzioni? E questo, secondo me, è ancora più grave. D'altronde poi c'è stata anche una sentenza che ha condannato il Ministero della Difesa, poi ne parleremo, anche sentendo l'intervista che abbiamo realizzato a Radio Cusano Campus a Marisa Gentile, la moglie di Davide Cervia, che oggi era impossibilitata a intervenire in collegamento da remoto, e poi anche i tanti casi, il porto d'armi che aveva richiesto Davide quando ancora era a Velletri con sua moglie e i suoi figli, il motore della Golf bianca che improvvisamente prende fuoco mentre Davide Cervia è al volante con Marisa al suo fianco e lui esplode in lacrime perché evidentemente era minacciato, questo strano buco nella recinzione della villetta di Velletri, e poi tanti altri episodi. Questo per dire, evidentemente prima hanno cercato di convincere Davide Cervia, no, a collaborare, a lavorare in queste guerre elettroniche senza in qualche modo così poi rapirlo e prelevarlo con la forza, e poi di fronte ai suoi no ripetuti sono intervenuti, e questo il plausibile scenario che si è verificato. È chiaro che Davide avrà subito, no, delle pressioni prima del rapimento. Guarda, c'è una sequela talmente fitta Troppi. Di segnali, di fatti, uno dietro l'altro, che precedono e seguono il rapimento in sé, che io dico, anche un investigatore dilettante, anche noi che facciamo semplicemente i cronisti, i giornalisti, saremmo stati in grado di intuire che c'era un qualcosa che portava verso quella direzione. Invece, guarda il caso, chi aveva il dovere di investigare in un certo modo non l'ha fatto, soprattutto considerando l'importanza cruciale che aveva quest'uomo, seppur congedato dalla Marina un paio di anni prima.
era un uomo che in quel momento storico aveva un'importanza per lo Stato, per tutto quello che sapeva, per le sue cognizioni, per la posizione delicatissima che aveva ricoperto. Andava protetto, no? Cioè lì lo Stato si sarebbe dovuto preoccupare di proteggerlo, invece a quanto pare non ha fatto nulla per cercarlo, non ha fatto nulla per proteggerlo prima. Insomma, le responsabilità sono tante, tantissime, molto molto gravi. Ecco, ricordiamo altri strani episodi. Il 10 settembre del 90, uno strano via vai di auto nel vialetto della Villa dei Cervi, dove bisogna andarci volutamente, non è che è un vialetto dove tutti possono accedere, notato da Marisa Gentile, la moglie, macchine che si avvicinano e poi ingranano la retromarcia e scappano via. E poi il 12 settembre del 90, il giorno della scomparsa di Davide Cervia, un'altra macchina, stavolta scendono due uomini e guardano all'interno della villa. Dissero a Marisa Gentile, che chiese loro cosa cercate, dissero di essere del Ministero dell'Agricoltura e di essere incaricati di effettuare un censimento sui vigneti di Velletri. Questi e tanti altri episodi precedettero poi di fatto il rapimento e la scomparsa di Davide Cervia. Chiudiamo con Valentino Maimone. È una mia sensazione, Valentino, o da parte di molti media, c'è così una certa politica di non seguire o di non ricordare poi anno dopo anno questa vicenda? Guarda, io per questo te lo confermo, da giornalista professionista, ahimè, con capelli e barba grigia, ti posso dire che nell'arco di 31 anni ho avuto più di una dimostrazione del fatto che per motivi vari, quello più ufficiale e quello anche più superficiale nello stesso tempo, più frequente e superficiale nello stesso tempo, è che ma è una storia vecchia, ma basta, ma ancora occuparci di Cervia, dai, è finito, ormai sono una roba di 30 anni fa. Quando purtroppo la realtà è ben diversa, perché non è affatto una storia vecchia. Se è vero, e vi faccio un solo esempio, che questa pressione psicologica e anche materiale fatta nei confronti della famiglia è durata fino a ieri, fino all'anno scorso, fino a due anni fa. Io vi rimando, per il libro ho intervistato, per la prima volta hanno parlato sia Erika Cervia sia Daniele Cervia, sono stati intervistati, hanno ricostruito che cosa ha significato vivere per loro 30 anni senza il papà e che cosa ha significato vivere per loro con questa continua cappa di paura, di ansia indotta tutto questo tempo. Vi assicuro che io stesso, nel momento in cui facevo loro le domande, avevo l'impressione di ascoltare un qualcosa che veramente metteva i brividi. È veramente una famiglia che è stata disastrata, con dolo nel profondo, nel più profondo del loro animo. Quindi, ringrazio Valentino. Cosa, velocissimo, sì. Fammi dire questo. Sì. Al di là del libro mio, che trovate su Amazon, a proposito, al di là del docufilm, quello che è importante è che la storia di Davide Cervia vada diffusa. Leggetela o guardatela, ma per raccontarla, per parlarne, perché questa storia non deve essere dimenticata. Questo è importante, solo questo. E naturalmente ricordiamo, c'è già la puntata che realizzammo l'anno scorso in occasione del trentennale, caricata sul canale YouTube di Cusano Italia TV, con l'intervista anche a Marisa Gentile, che quella volta intervenne qui ai nostri microfoni, alle nostre telecamere, e poi troverete subito dopo la messa in onda anche questa puntata caricata sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Come dice Valentino Maimone, un buon modo per conoscere meglio questa incredibile storia. Grazie ancora Valentino. Grazie. E ai prossimi appuntamenti. Grazie a voi. Grazie. Magari ci ritroviamo anche per parlare di errori giudiziari. Ci sono altre puntate che abbiamo già trattato, approfondito proprio con Valentino Maimone a proposito dei tanti errori giudiziari italiani. E noi chiudiamo qui il capitolo primo di Crimini e criminologia. Continueremo sul titolo che vedete, la scomparsa di Davide Cervia, un mistero di Stato. Quindi restate sintonizzati su Cusano Italia TV. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, secondo capitolo di Crimini e criminologia. Continuiamo a parlare della scomparsa
o del rapimento, che dir si voglia, giustamente Valentino Maimone ha detto preferisco chiamarlo rapimento di Davide Cervia, sta di fatto che rimane l'altro titolo, un mistero di Stato dopo 31 anni. 31 anni sono infatti trascorsi da quel 12 settembre 1990 in cui proprio di Davide Cervia non si ebbero più notizie né tracce. Noi continuiamo a parlarne adesso con altri due ospiti, dopo aver visto e sentito Valentino Maimone, giornalista e scrittore, anche lui come giornalista investigativo e d'inchiesta ha seguito da molto tempo, ha seguito e segue e continuerà, immaginiamo, a seguire questa vicenda, ci ha scritto anche il libro Il caso Davide Cervia. Ora invece andiamo a colei che è l'avvocato della famiglia Cervia, di Marisa Gentile, dei figli Erika e Daniele, e allora la ritroviamo con piacere anche a lei, all'avvocato Licia D'Amico. Bentornata a Cusano Italia TV. Buonasera a voi e grazie sempre dell'invito. Ecco, oltre a lei, immagino, no, avvocato, è doveroso ringraziare e salutare anche l'avvocato Galasso, immagino. Beh sì, certo, noi come dire siamo una squadra, facciamo parte dello stesso studio da tanti anni, abbiamo una sinergia perfetta e questa sentenza di cui parleremo a breve, che costituisce al momento uno dei punti di arrivo della vicenda Cervia, è il risultato di un impegno professionale comune. Andiamo all'altro ospite, un altro giornalista investigativo d'inchiesta, scrittore, lo ritrovo anche a lui con piacere, Gianluca Cicinelli, bentornato a Crimine e Criminologia. Ciao Fabio, un saluto a te e ai telespettatori. E cominciamo con Rachela Beglian a vedere alcuni libri che ha scritto in passato Gianluca Cicinelli, anche per sottolineare, per dire come ha seguito da sempre questa vicenda. Ecco, questo è uno, il caso Davide Cervia, il caso Cervia, un giallo di Stato, inchiesta sul rapimento e sulla scomparsa di Davide Cervia, esperto di guerra elettronica. E poi un altro, un mistero di Stato, inchiesta sul rapimento di Davide Cervia, tecnico di guerre elettroniche. Faccio anche a Gianluca Cicinelli la stessa domanda fatta a Valentino Maimone. Quando nasce il tuo interesse per questa incredibile storia? Fin da subito? Sono stato contattato, lavoravo in una radio privata sul finire del 90 dal padre di Marisa Gentile, Alberto, che è un personaggio anche fondamentale per questa vicenda, e venne alla radio con un volantino in cui veniva raccontata, all'epoca non con tutti i particolari perché insomma Davide era sparito pochi mesi prima soltanto, questa storia. Devo dire che lì per lì non gli ho dato molto peso, però poi è successo per caso che pochi giorni dopo sono andato in Parlamento per lavoro per un'altra questione, ho incontrato Marisa Gentile, e ho avuto modo quindi di parlare, di approfondire con lei, e niente, parlando con Marisa appunto ho capito, al di là del volantino scritto, insomma, che era una questione un po' delicata. Tra l'altro subito dopo, nelle 48 ore successive, ho chiamato la procura di Velletri per avere qualche particolare, mi hanno proprio riattaccato il telefono in faccia. E questo insomma naturalmente è stato un altro indice che era una storia maledetta, come poi si è rivelata, insomma. Allora, mi ha dato due ganci, come si dice in gergo, proprio Gianluca Cicinelli, perché ha parlato di radio e ha parlato di Marisa Gentile, la moglie di Davide Cervia. Non conosceva la scaletta, non ci siamo messi assolutamente d'accordo, è veramente un caso, però è il momento di sentirla. Marisa Gentile, nel 2018 il Ministero della Difesa, lo ricordiamo, viene condannato dal Tribunale Civile di Roma a risarcire la famiglia, in questo caso così come richiesto dalla famiglia, con un euro simbolico, ma l'accusa è aver violato il diritto alla verità. Poi di questo ne parleremo bene con l'avvocato. L'allora Ministro della Difesa Elisabetta Trenta decide di non ricorrere in appello, poi sarà lei a consegnare l'euro
a Marisa Gentile. Come detto, Marisa Gentile, la moglie di Davide Cervia, era impossibilitata a intervenire oggi qui in TV a Crimini e Criminologia, ma l'abbiamo intervistata alla Storia Oscura in settimana proprio su Radio Cusano Campus. E allora sentiamo quello che ha detto a Radio Cusano Campus la moglie di Davide Cervia. Per noi quell'euro rappresenta una grande battaglia, una battaglia che è durata una vita praticamente, una battaglia di verità, di dignità, di giustizia. E anche se i media hanno diciamo così omesso di raccontare all'opinione pubblica il valore di questo euro, sto cercando di farlo io quando mi è possibile, nel senso che il valore piccolo di questo euro in realtà è sinonimo di un ricatto che lo Stato ancora una volta ci ha fatto nelle aule del Tribunale Civile di Roma. Noi abbiamo dovuto rinunciare al risarcimento economico, e non dico io che non ho mai voluto nulla e avrei dato comunque in beneficenza un'eventuale cifra di risarcimento, ma i miei figli che erano piccolini, avevano Daniele 4 anni, Erika 6 anni, privati del loro affetto del papà, privati di una famiglia normale, privati di un'infanzia normale, di un'adolescenza normale, una vita fatta di paure, di sacrifici, eccetera, avrebbero avuto tutto il diritto di avere almeno un risarcimento morale, no, da questo certo. Stato. E invece, come ti dicevo, a causa di un ennesimo ricatto che ci è stato fatto dalla avvocatura dello Stato, abbiamo dovuto rinunciare anche a questo risarcimento economico. Ci è stato detto che se volevamo che non mettessero la prescrizione, dovevamo rinunciare appunto al risarcimento economico per non generare un danno erariale alle casse dello Stato. E noi, di fronte a questa ulteriore richiesta, non ci abbiamo pensato un attimo, abbiamo detto: a noi non interessa il risarcimento, interessa far celebrare questo processo. Così è stato, il processo ci ha dato ragione, la giudice molto coraggiosa che ha portato avanti questa inchiesta ha dichiarato colpevole il Ministero della Difesa per aver depistato e diciamo così allontanato gli organi inquirenti dalla verità al fine di ritrovare Davide Cervia. E poi vi è stato detto comunque finiamola qua, no? Di fatto, insistete. Ovviamente Fabio, in quella circostanza ci è stato fatto firmare un ulteriore documento, dicasi ricatto, nel quale ci hanno fatto impegnare a non promuovere altre iniziative né pubbliche né private, diciamo, né legali, diciamo, né penali, scusami, né civili nei confronti delle amministrazioni pubbliche coinvolte, perché altrimenti se noi non ci impegnavamo a firmare anche questo ulteriore documento, loro avrebbero eccepito l'istituto della prescrizione e noi non avremmo potuto celebrare il processo. Quindi è stato un ricatto dall'inizio alla fine questo processo, ma alla fine devo dire che grazie appunto all'impegno importantissimo dei nostri legali, il professor Galasso e l'avvocato Alicia D'Amico, e anche grazie all'onestà del giudice che ha portato avanti il processo, siamo arrivati a questa conclusione, che per noi è molto importante. E questa è la prima parte dell'intervista che Marisa Gentile, la moglie di Davide Cervi, ha rilasciato al sottoscritto alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus. Ne approfitto per ricordare tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17.30, ma non si parla solo di storia del crimine e della criminologia, anche di storia antica, moderna e contemporanea, visto che non poteva intervenire né di persona né da remoto qui a Crimini e Criminologia, ci ha fatto la cortesia di intervenire in radio. Come sempre disponibilissima, la conosco praticamente da quando è iniziata questa incredibile storia e ci diamo del tu, sottolineo questo ovviamente perché avete sentito che mi dava del tu in diretta Marisa Gentile, la moglie di Davide Cervia. Poi vi faremo ascoltare un'altra clip estratta da quell'intervista, che riguarda più un fatto d'attualità, un fatto recente, l'ennesima storia strana che si innesta in una vicenda particolarmente strana. Ripartirei dall'avvocato Licia D'Amico, perché ha ringraziato lo stesso avvocato, il professor Galasso. Ecco, dal punto di vista della vicenda
giudiziaria, io inizialmente, quando ne parlammo per le prime volte, avevo capito che in realtà era una richiesta della famiglia, quella dell'euro simbolico. Non vogliamo soldi, se ce li date li diamo in beneficenza. In realtà c'è stato un veto anche su un eventuale risarcimento, avvocato? Beh, la richiesta della famiglia affidata all'atto di citazione non era di un euro, era una ordinaria richiesta di risarcimento danni avanzata da due bambini che sono, come ricordava Marisa, stati costretti a crescere senza il loro padre. È lo stesso tipo di conteggio che si fa quando un genitore muore, per esempio, in un incidente stradale con responsabilità di altri. Quindi erano delle somme di una certa consistenza, ma conteggiate secondo parametri che nel nostro ordinamento hanno ordinaria applicazione. Ricordava Marisa questo problema della prescrizione. La prescrizione di cui parlava è la prescrizione civile, quella che comporta l'estinzione dei diritti se non vengono azionati in un certo arco di tempo. Perché? Perché si dice, beh, se il titolare del diritto non si attiva entro 10 anni, vuol dire che non ha interesse a farlo. Ora, nel caso specifico, chi abbia anche minima cognizione di quello che sono stati questi 31 anni per i componenti della famiglia di Davide Cervia sa bene che la famiglia non ha fatto trascorrere letteralmente un giorno nell'inerzia, un giorno senza cercare elementi che portassero alla ricostruzione complessiva di questo complicato puzzle, e che quindi, se inerzia c'è stata, certo non era imputabile alla famiglia. Il problema è che, eccepita la prescrizione da parte dell'avvocatura, ci siamo trovati di fronte ad un bivio abbastanza netto. Noi avevamo interesse a celebrare questo processo perché volevamo sentire per la prima volta alcuni testimoni importanti, direi meglio alcuni protagonisti importanti che non erano mai stati sentiti nel corso dell'indagine penale. E l'unico modo era, per l'appunto, portarlo davanti al giudice dei diritti, non al giudice dei reati, quindi al giudice civile. Quello che è stato fatto, tanto per fare un esempio di strettissima correlazione, con la vicenda di Ustica, che ha avuto un percorso penale che sappiamo bene come è andato, cioè nel nulla, e che ha avuto invece una risposta di giustizia, se non totale, quantomeno in parte, davanti al giudice civile. Stesso percorso abbiamo voluto seguire. È una piccola Ustica, no? La scomparsa di Davide Cervia è una piccola Ustica. La scomparsa che propongo anche io, come Valentino, di chiamare quello che ormai sappiamo essere a tutti gli effetti un rapimento. Ma questo non perché lo dico io come, diciamo, avvocata della famiglia, ma perché sta scritto ormai nelle carte processuali. In questa sentenza civile che stiamo commentando c'è scritto: è stato rapito. Probabilmente, se questa affermazione fosse stata fatta un po' più in prossimità della data del rapimento, forse l'avremmo potuto trovare ancora in vita Davide. Certo, dopo 28 anni è un importantissimo risultato, ma ci lascia con il rammarico di arrivare veramente dopo un lunghissimo intervallo di tempo. Le dicevo dunque, la forbice era abbastanza netta. Mantenere la nostra richiesta risarcitoria, che era consistente ma era parametrata alla posizione dei ragazzi, e andare, come dire, in uno scivolo inesorabile della prescrizione civile, oppure rinunciare alla richiesta economica e mantenere il senso di questo processo, che era quello del riconoscimento del diritto alla verità e alla giustizia. Ah, tutta, ecco, la nostra carta costituzionale è piena di diritto alla verità e alla giustizia, ma non era stato scritto mai in una sentenza, mai. E il grande apporto che la vicenda Cervia porta a tutti noi, a ciascuno di noi, alla nostra collettività, è proprio che c'è una sentenza che dice: esiste in questo paese il diritto alla verità e alla giustizia, e chi lo viola è tenuto a risarcire. Ecco, andiamo invece da Gianluca Cicinelli per cercare di capirne di più su questo mistero. Chi c'è, questo è l'interrogativo ovviamente, dietro il rapimento di Davide Cervia? Le risposte, come in ogni mistero, sono tante. Il tecnico può essere stato sequestrato da un cliente, tra virgolette, interessato alla sua specializzazione nel campo della guerra elettronica. Si è parlato di Iraq, Libia, Iran, Arabia Saudita, paesi
che hanno acquistato navi e materiali bellici in Italia, che forse avevano bisogno di esperti per la famiglia. E questa, insomma, l'ipotesi più credibile. E tra tutte, la Libia sembra essere la più accreditata. Nel 97 il sottosegretario agli esteri Pino Serri convocò la moglie di Davide Cervia e le diede più di qualche speranza, informandola che di lì a breve avrebbero contattato i libici per il rilascio dell'esperto in armi e tecnologiche in guerre elettroniche. Gianluca Cicinelli, grande esperto, se non ricordo male sei anche presidente, no, del Comitato per la Verità su Davide Cervia. Ecco, noi avevamo preparato le immagini di Gheddafi, perché è stato un partner molto vicino all'Italia dai tempi di Aldo Moro per arrivare ai governi Craxi e Andreotti ministro degli esteri. Però tu mi hai detto, quando ci siamo sentiti, la lista dei possibili clienti è lunga come paesi arabi. È così? Allora, non vorrei fare il sappello, diciamo, è un ruolo sempre un po' scomodo. E, dei paesi che hai nominato, e cioè Libia, Iran e Iraq, non c'è alcuna traccia, non c'è alcun indizio, non c'è alcuna... non c'è alcun elemento che porti verso questi paesi. Ti spiego perché. Allora, intanto il sistema di arma su cui era specializzato Davide Cervia si chiama Teseo Tomà, e il finale Tomà presuppone una ditta francese che ha cooperato con una italiana per costruirla. E questo è una cosa importante, perché vedremo dopo cosa c'entrano i servizi segreti francesi in questa vicenda. La Libia non aveva alcun interesse a rapire un tecnico che poteva acquisire liberamente sul mercato, perché adesso la Libia fa parte della lista dei cattivi. Naturalmente, nel momento in cui gli è stata venduta l'arma, faceva parte di, non faceva parte della lista nera. Per quanto riguarda l'Iran, non c'è traccia assolutamente di un loro impiego del sistema Teseo Automat. Fin da quando lo acquistarono intorno all'88. L'Iran era in guerra con l'Iraq e, come sapete, quando c'è una situazione di conflitto viene sospesa l'acquisizione delle armi, quindi non poteva essere venduto quel sistema. Cosa diversa per l'Iraq, che è stato il paese, diciamo, dove sono state depistate immediatamente le indagini da parte del SISMI, oggi AISE, perché con una nota falsa, composta per due terzi di verità e per un terzo di menzogna, appunto verso l'Iraq era stata indicata la possibile presenza di Cervia. Soltanto che l'Iraq ha comprato, prima della guerra con l'Iran, quel 12 fregate italiane su cui era montato quel sistema d'arma, che però non sono mai state... non sono mai arrivate in Iraq proprio per la situazione di guerra, al punto tale che questo ha determinato quasi il fallimento dei cantieri che avevano prodotto quelle fregate, che alla fine sono state vendute al Marocco. Io non so perché quel sottosegretario Serri fece quella affermazione. Devo dire su Rino Serri, che è persona di, è stata persona di specchiata onestà e sulla cui buona fede sarei pronto a mettere la mano sul fuoco. Evidentemente qualcuno, qualche manina appunto, ha compilato un dossier per continuare a depistare, e questo ha ritardato moltissimo la possibile direzione delle indagini, anche se all'epoca eravamo soltanto noi a cercare Davide Cervia, e non certo lo Stato italiano, questo e tantomeno la magistratura di Vellese, a cui infatti poi è stata avvocata l'inchiesta portandola alla Procura Generale di Roma. Quindi il problema è che l'Italia ha venduto a 64 paesi, cioè noi l'Italia nel campo... Lista lunghissima, no? Questo facevo riferimento, ma fai bene a sottolineare queste cose, anche perché ovviamente queste sono tutte fonti di informazione che ho raccolto, ma hai fatto benissimo a sottolineare, a escludere quei paesi. Diciamo, purtroppo l'Italia nel mercato della morte occupa i primi posti sul piano internazionale, e ciò che il grosso pubblico non sa è che a fianco della vendita di armi, e qui non parliamo di armi, chiamiamole leggere, no? Appunto, mitra, pistola,
pistole o cose di questo tipo, ma di armamenti estremamente sofisticati. L'Italia in questo è un'eccellenza internazionale, sarebbe stato più bello magari che fosse un'eccellenza nel salvare vite, ma comunque diciamo... Beh, fin dai tempi di un meraviglioso film di Alberto Sordi, no? Finché c'è guerra c'è speranza. Esattamente, la memoria va... Ci sono anche, come il sistema Teseo Automa, che necessitavano di una competenza particolare. E quando venivano vendute questi sistemi, infatti si chiama sistema d'arma non a caso, venivano assicurati 90 giorni di, come se fosse la garanzia dello scaldabagno, cioè venivano assicurati 90 giorni di corso ai tecnici del paese acquirente. E Davide Cervi ha fatto un corso che è durato 24 mesi, al termine del quale ha conseguito anche il ruolo di istruttore, non soltanto. Davide Cervi è colui che monta sulle fregate italiane materialmente per primo quel sistema d'arma. Cioè, ecco, spieghiamolo bene, che serve a disturbare i radar. Esattamente, serve intanto a individuare un possibile nemico, e cioè è il primo sistema che sfrutta il rilevamento satellitare, superando quindi il problema della curvatura terrestre, e nel momento in cui un aereo, mettiamo, accende i motori, a Beirut, un sistema di rilevazione è in grado di stabilire se quell'aereo è amico o nemico, che tipo di armi ha, di cui è dotato, e tutta una serie di informazioni di questo tipo. Al tempo stesso, se decide l'operatore che, in base a una serie di schemi che ha naturalmente in automatico, se decide di dover colpire quel nemico, cosa è in grado di fare? È in grado di mandare un missile. E cosa sono le contromisure elettroniche? Nel momento in cui spedisce il missile, è in grado di ingannare il sistema radar avversario sulla propria posizione. Quindi una cosa sofisticatissima, no? All'epoca era da la più genio. Mai prodotta. E quindi succede che molti paesi che hanno acquistato questo sistema si sono trovati nella necessità poi di avere personale certo, che soltanto con i 3 mesi di corso, diciamo, della garanzia potevano essere formati efficientemente. E Davide era, se non il migliore, tra i primi. Permettimi un'ultima aggiunta: hai nominato l'Arabia Saudita, questa è soltanto naturalmente una mia ipotesi su cui ho lavorato a lungo, però diciamo che va anche storicamente fissato il momento in cui viene rapito Davide Cervi. Davide Cervi viene rapito alla vigilia della guerra del Golfo, della prima guerra del Golfo, quella voluta da Bush padre, che comincia il 15 gennaio del 1991, e Davide Cervi viene avvistato per l'ultima volta il 14 gennaio del 1991 su un aereo Air France che da Parigi sta viaggiando verso il Cairo, che in quel momento è l'unico accesso rimasto verso il Medio Oriente dall'Europa. E tra i paesi appunto coinvolti nella guerra del Golfo, l'unico a cui abbiamo venduto l'armamento che può avere un interesse a un tecnico è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita compie un gesto politicamente molto importante, e cioè l'Arabia Saudita, attualmente sono stati desegretati alcuni atti da parte del governo degli Stati Uniti per quanto riguarda l'attentato alle Torri Gemelle, documenti che porterebbero il condizionale d'obbligo, diciamo, a pensare a un coinvolgimento dell'Arabia Saudita nell'attentato, a un finanziamento, diciamo, dell'Arabia Saudita. Sì, l'ombra saudita dietro l'11 settembre. L'Arabia Saudita contemporaneamente, nello stesso periodo, consente al grande Satana, al grande nemico, agli Stati Uniti, di piazzare una base sul proprio territorio per attaccare Saddam Hussein nella guerra del Golfo. Quindi ha necessità, non soltanto quando viene effettuata la guerra, ma anche quando gli americani andranno via, di gestire
quest'arma molto particolare. Per questa discriminazione, diciamo, fra tutti i paesi, nessuno ha avuto il coraggio e nessuno avrà mai il coraggio, ovviamente, di chiedere all'Arabia Saudita, su cui sistemi democratici ci sarebbe molto di cui parlare, anche se piacciono a un senatore di Lignano che prende soldi appunto per andare a fare conferenze in quel paese definendolo di risorgimento arabo, un paese in cui appunto le donne non possono quasi uscire di casa, non la macchina. Ecco, l'Arabia Saudita è un paese che con i soldi che spende è intoccabile nella comunità internazionale. Sei stato chiarissimo, siccome stiamo andando verso le conclusioni, volevo sentire nuovamente l'avvocato, vi chiedo adesso di essere brevi perché abbiamo un'altra clip di un minuto di Marisa Gentile. All'avvocato volevo chiedere, ma è veramente così come ha detto Marisa Cervi ai nostri microfoni? Ha parlato di ricatto, a proposito di finiamola qui, è quasi un, possiamo dire che è quasi un contentino o no? No, non è un contentino, non è un contentino. Questa sentenza è un risultato importante perché c'è scritto che un ministero dello Stato ha nascosto la verità. Non era ancora entrato in vigore nel nostro ordinamento il reato di depistaggio e quindi non si può parlare tecnicamente di depistaggio, ma siamo, diciamo, al limite, siamo veramente in prossimità di quella figura. Quindi non è un contentino, è un risultato importante. Noi quando abbiamo deciso di rinunciare a una somma di denaro assolutamente dovuta, di accontentarci di un euro simbolico, è perché abbiamo capito che una sentenza di questo genere era indispensabile per fissare la verità sul rapimento di Davide Cervi. Non è finita qui. Non è finita qui perché noi da tempo... questo è importante, questo è quello che volevo sentirvi dire. Non è finita qui, noi da tempo stiamo chiedendo la istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Cervia. La commissione parlamentare ha gli stessi poteri che ha una magistrata, la stessa capacità di raccogliere e valutare prove, di sentire testimoni, di acquisire documenti, e ma ogni volta che un pezzettino di verità viene desecretata, perché per esempio dei documenti coperti dal segreto di Stato diventano ostensibili e consultabili da tutti, ogni volta noi rinnoviamo questa nostra richiesta di commissione parlamentare d'inchiesta, perché lasciare senza una risposta compiuta la vicenda del rapimento di Davide significa lasciare un pezzo di democrazia incompiuta. Non è soltanto la verità di una famiglia che sta cercando conferma di quello che noi per la verità già sappiamo, cioè che Davide è stato rapito per le ragioni articolate che ha spiegato Gianluca, ma una vicenda di questo genere interessa tutto l'ordinamento. Un cittadino italiano che ha attraversato questo tipo di vicenda e che è stato rapito per le sue competenze professionali. E quindi questa richiesta noi la rinnoviamo ogni volta ad ogni presidente del Consiglio e non abbiamo ancora, diciamo, non ci siamo ancora rassegnati, non ci siamo abituati all'idea che non avremo risposta. Per di più, una risposta l'avevate avuta dall'ex premier Giuseppe Conte? Avevamo avuto una, chiamiamola promessa, ma quando la promessa viene dalle istituzioni è qualche cosa di più, è un impegno. Avevamo avuto un impegno a una costituzione di commissione di questo genere, poi sono mille sempre le maggiori urgenze, mille sempre le altre cose di cui bisogna occuparsi, ancora non è accaduto, ma questa vicenda non può chiudersi se non viene fatto un accertamento anche formale di questa situazione. Ma non è un fatto che riguardi soltanto la famiglia, glielo ripeto, dovrebbe esprimersi un interesse ancor più forte di quello personale e affettivo della famiglia da parte di una pubblica istituzione come quella che è indicata nella sentenza, ove si dice bene, può darsi che nel passato sia vero che una parte della verità non è stata dichiarata, documenti sono stati occultati, ma ora è arrivato il momento, a 31 anni dal fatto, con la guerra del Golfo che è un antefatto storico, con il bacino del Mediterraneo che è un altro mondo rispetto a quello di 30 anni fa, bene, è arrivato il momento che sia una istituzione pubblica con una commissione parlamentare d'inchiesta a riprendere nelle mani questa vicenda e a portarla a compimento. Per di più, che il caso Cervia non sia un caso da archiviare è confermato dal fatto che
frequentemente ci sono delle novità e degli aggiornamenti. Non di tutto parliamo, non di tutto abbiamo voglia di parlare, ma non si è chiuso nei nostri interlocutori il caso. Non si è. E forse quello che le farò adesso ascoltare, lei naturalmente ne è al corrente, sono parole e rivelazioni, se vogliamo, di Marisa Gentile. Ricordiamo, la famiglia Cervia nel corso di questi 31 anni ha denunciato tanti episodi inquietanti, minacce, telefonate anonime, strane visite al posto di lavoro di Erika Cervia, la figlia di Davide e Marisa, un attentato casalingo nel 2012 con tanto di esplosione a una finestra della villetta di Velletri e tanto altro. Come se non bastasse tutto questo, Marisa Gentile, nella stessa intervista che ci ha rilasciato alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, ha rivelato un altro episodio che fa pensare e molto, un episodio recente. Sentiamo. Circa 3 mesi fa una procura della Repubblica Italiana del Nord sembra che avesse fatto un'associazione ad un ritrovamento di un cadavere che insomma era stato ritrovato tantissimi anni fa, un'associazione con Davide Cervia. Noi, ti dico la verità, ci siamo subito messi in moto perché ritenevamo che fosse l'ennesimo depistaggio. Io l'ho detto subito all'ispettore di polizia che ci ha consegnato la comunicazione e dopo insomma le prime ricerche, le prime indagini, aiutati ovviamente dai nostri instancabili membri del comitato, il presidente, il vicepresidente, il nostro avvocato Licia D'Amico e altri giornalisti coraggiosi, abbiamo così stabilito che non poteva assolutamente trattarsi di Davide Cervia e quindi anche questa vicenda è finita in una bolla di sapone, ma ti garantisco che i contorni di questa ultima parentesi, per come si sono svolti, sono inquietanti e fanno capire che potrebbe esserci anche questa volta lo zampino di qualche lunga mano che cercava di generare confusione o chissà inventarsi l'ennesimo depistaggio. Intanto ci tengo, voglio ricordare, nel montaggio di Daniele Loda, soprattutto sulla prima clip, abbiamo visto anche gli splendidi murales che furono realizzati in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Davide Cervia. E già dal titolo del murale, ad esempio, si capisce che il re degli street artist, il romano Mauro Pallotta, ha deciso di schierarsi con un messaggio forte su uno dei misteri di Stato lasciati in eredità dal XX secolo. Davide desaparecido, ha scritto Maupal in stampatello in alto a sinistra sulla grande opera che da oltre un anno illumina un muro di via del Gazzometro all'Ostiense. Andiamo alle conclusioni, chiedo, immagino che l'argomento ovviamente è un po' complicato e delicato, però ecco, vi chiedo di essere brevi in chiusura. Parto dall'avvocato Licia D'Amico, se può dirci di più su questa storia che ha raccontato Marisa Gentile? Certamente è inquietante e fa riflettere, o è un tentativo di riaprire il caso? Diciamo che il caso Cervia continua ad essere di grande attualità. Noi riceviamo ad intervalli lettere anonime che ci fanno segnalazioni, riceviamo, diciamo, periodicamente, come dire, dei beep, dei segnali che ci danno conto che qualcuno continua ancora a pensare intensamente a noi e alla vicenda Cervia. Quello che è importante di questa storia è che sappiamo, perché è scritto in atti processuali, che Davide Cervia è stato rapito per le sue competenze professionali, che queste competenze professionali sono collegate ai sistemi di puntamento d'arma, alla sua capacità tecnica e che chi sapeva la verità dal primo momento lungamente la nascosta. E questa è la grande eredità del caso Cervia, il grande contributo che la battaglia della famiglia Cervia ha dato al nostro ordinamento. Verità e giustizia sono due diritti riconosciuti alla famiglia Cervia e a ciascuno di noi, ed è merito di questa battaglia. Sentiamo che idea si è fatto su quest'ultimo sviluppo Gianluca Cicinelli, al quale aggiungo nell'intervista Marisa, alla quale chiedo, da moglie, da persona che ama ancora Davide Cervia, se così ha sensazione, pensa che sia ancora vivo. Lei mi ha risposto: al di là del sentimento, secondo me è ancora vivo, perché se fosse morto ci avrebbero fatto trovare il cadavere per dire game over, storia chiusa. Che ne pensi, Gianluca?
È una questione molto delicata. L'osservazione di Marisa è molto logica e spero che sia così. Ho la sensazione che però non sia così. Il tentativo ultimo dimostra il tentativo di far trovare un cadavere, appunto, che potesse essere fatto passare per quello di Davide Cervia, dimostra che anche chi vuole mettere la parola fine a questa vicenda non lo può fare perché non ha corpo tra le mani. È qualcosa che è sfuggita al governo italiano, ai vari governi che si sono succeduti naturalmente dal 90 a oggi, e infatti non diciamo che è stato lo Stato italiano a rapire Davide Cervia. Diciamo però che la cosa fondamentale è che Davide Cervia era un militare particolarmente addestrato dallo Stato italiano a un compito estremamente specifico di difesa. Allora, se lo Stato italiano non tutela un cittadino con queste caratteristiche, che ha la possibilità di un terzo livello NOS, cioè di accesso a segreti della NATO, io vorrei sapere come può pretendere lo Stato di tutelare un cittadino italiano qualsiasi. Io ringrazio entrambi, a partire ovviamente dall'avvocato Licia D'Amico, un saluto anche al professor Galasso, avvocato. Grazie a voi, parlare di queste cose come voi fate dà un grande contributo, perché mantiene viva l'attenzione su questioni che meritano attenzione, quindi grazie a voi. Questo ce lo ha riconosciuto anche Marisa, Radio Cusano Campus, Cusano Italia TV, rispetto a una media invece di mass media, che in qualche modo ha dimenticato questa vicenda, non ne vuole parlare o non ne può parlare. Grazie anche a Gianluca Cicinelli, che invece è un coraggioso giornalista investigativo ed inchiesta, oltre che scrittore. A presto. A presto. Grazie a entrambi e chiudiamo qui anche il secondo capitolo di Crimini e Criminologia. La linea torna alla regia, a Rachela Beglian, e poi noi torniamo invece con la Galleria degli Orrori. Terzo e ultimo capitolo da non perdere, perché parleremo di Diogo Alves, ovvero il serial killer dell'acquedotto, detto anche il serial killer con la testa nella formaldeide. Poi capirete meglio perché tra poco.